Sì. Finito. 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 E no. E no. No, perché volevo no. riagganciarmi proprio a questo discorso. Vedi che capita proprio a fagiolo. A fagiolo. Ci voleva questa cosa. E, no, mi ha colpito proprio il discorso sul chi è l'iniziato e in che cosa consiste il cammino della sua trasformazione, insomma. Perché io avevo iniziato a fare una piccola... mediocre ricerca su sui riti di passaggio e i riti di iniziazione. Sappiamo, perché... vogliamo sapirla. Sì, no, beh, io ancora non sono riuscita a scrivere niente, però avevo trovato delle cose abbastanza interessanti in internet. Mi era venuta in mente questa cosa quando l'altro Claudio in mailing list ti aveva chiesto se esisteva il battesimo pagano. È vero. A proposito, e tu gli hai detto no, di a proposito di Claudio, questa sera comincerò il ciclo delle conclusioni sulle NDL, esperienze di premorte. E primo, con tutto quello che è venuto in lista, compreso Claudio, che ha mandato quel pezzo sulla scienza, per cui parleremo anche di quel pezzo stasera. Ah, bello. Visto? Sì, no, ha il pregio di essere chiaro, breve, sintetico e ci dà qual è l'atteggiamento scientifico da cui noi possiamo partire. Sì, beh, Claudio non è Claudio che si trasmette, ma no, sono io, è un altro Claudio. È un omonimo che è con la... Ne ho cinque al lavoro che si chiamano Claudio. Oddio, sì, ma comunque Claudio in questione è una persona che collabora sulla mailing list, di conseguenza non so della trasmissione, e nel contatto appunto sono tramite le mailing list di internet. No, vorrei pure poi avanti, Sciascia. Allora, io avevo pensato, no, che la cosa, siccome il battesimo o l'assenza di battesimo comunque vengono si può inserire come manifestazione, come festa all'interno dei riti di passaggio, dei riti di iniziazione, e siccome Claudio Simeoni aveva esplicitato in mailing list che in realtà noi non abbiamo necessità di questo tipo di ritualità, perché appunto siamo individui che si trasformano costantemente ogni giorno, e quindi nella vita di ogni giorno dobbiamo dimostrare la nostra trasformazione, soprattutto a noi stessi, insomma. Solo a noi stessi. Ecco, appunto. Quindi avevo pensato che innanzitutto bisognerebbe capire cosa sono effettivamente i riti di passaggio, cioè in cosa consistono, e quindi ho fatto una piccola ricerca che li definisce, così circoscriviamo il fenomeno e cerchiamo di capire, visto che tantissime società, comunque comunità pagane anticamente, sì, vivevano anche dei riti di passaggio, certo. Anzi, la comunità si ritrovava proprio all'interno di questi riti, è giusto parlarne, secondo me. Quindi io leggo qualche pezzetto, sì. Dimmi Francesco. No, volevo aggiungere una cosa, che i riti di passaggio non dobbiamo intendere soltanto come valenza all'interno della nostra organizzazione o di una comunità, di un gruppo. C'è anche qualche realtà esterna che ti obbliga a fare dei passaggi, dei riti di passaggio. Sì, infatti. Cioè, nel senso che esistono delle realtà diverse dalla nostra in cui ti mettono in una condizione che tu fai un passaggio. C'è un rito di passaggio che ormai l'abbiamo dimenticato come rito di passaggio. È il bambino che va a scuola, finisce le scuole elementari, si fa le scuole medie e fa le scuole superiori e va all'università. Cioè, questo qua sono tutti riti di passaggio, no? Vengono certificati dalla società. La società gli dà il diploma di elementari, dà il diploma delle medie, dà il diploma delle superiori, capito? Cioè, sono tutti, anche questo è un rito di passaggio. Ma sai, io lo mettevo un attimino in maniera diversa. Cioè, un rito di passaggio, ad esempio, è quando tu, tanto per dire, cominci ad accorgerti che esistono, ad esempio, le driadi, le amadriadi, che sono le ninfe, le fate di conseguenza potrebbe anche essere una scelta che loro si fanno vedere, cioè di conseguenza ti obbligano a te a percepire uno qualcosa, per te rappresenta un passaggio, anche questo, cioè, esiste, insomma, cioè, o certi spiriti animali, o certi spiriti della natura che si manifestano, di conseguenza tu non calcolavi o non decidivi di incontrarli o non li cercavi e ti trovi ad affrontare una cosa, e logicamente questo passaggio, questa conoscenza, questo entrare in contatto rappresenta un passaggio per te. Sì, però questo rientra in una ritualità personale che riguarda solo e unicamente l'individuo, e quindi questo può anche andare bene, anzi va benissimo. Non è chiaro che l'individuo attraversa delle fasi di passaggio. Non è che riguarda solo l'individuo. Beh,
Vabbè, è chiaro che poi nel momento in cui tu condividi la tua esperienza, oppure questa esperienza trasforma la tua vita tanto che tu interagisci in maniera differente con le altre persone, è chiaro che non riguarda solo l'individuo, ma io intendevo più riti di passaggio codificati normalmente in ogni società. Per quello esempio, volevo il salto indigeno del ragazzo, ho visto dei salti in, sì, non mi ricordo, in Papuasia, dall'albero, tipo jumping, no? Ce ne sono di esempi, sì, sì. E ce ne sono anche di odierni, nel senso di antichi riti pagani che ancora sopravvivono in Italia e anche in Europa. E uno lo voglio leggere perché stiamo un po' zitti, vai. Allora, io leggo qualche pezzetto di cose che ho trovato in internet, così è anche più facile, perché sennò non riesco a spiegare bene. Intanto la definizione dell'Enciclopedia Treccani sui riti di passaggio, che è abbastanza esaustiva secondo me. Allora, sono riti di passaggio, recita l'enciclopedia, e la terminologia è da far risalire a un antropologo che si chiamava Arnold van Gennep, quelli che presiedono al passaggio materiale da un luogo all'altro, territorio straniero, soglia di casa, confine, al passaggio di un individuo da uno stato all'altro della vita, da una situazione sociale all'altra, fra parentesi iniziazione. Questi riti, esaminati nel loro sviluppo, comportano tre momenti, almeno secondo l'antropologia e anche la psicologia classica, sono questi insomma. Uno, la separazione dell'individuo o del gruppo dal luogo o dalla situazione in cui finora ha vissuto. Due, il momento di margine in cui maturano le condizioni che lo renderanno atto alla nuova situazione. Tre, l'aggregazione al nuovo luogo o stato o condizione. Qui, vabbè, appare molto rilevante la similarità che emerge tra la schematizzazione che fa van Gennep dei riti di passaggio propri delle società primitive e l'andamento, per esempio, altrettanto triadico delle forme rituali dell'Atene classica. Quindi, già, insomma, ci rifacciamo a miti vari, storie, racconti, eccetera, eccetera. E continuo con questo pezzetto importantissimo, secondo me. I riti di passaggio, quelli insomma più riconosciuti e anche più studiati, segnavano la fine dall'età infantile e l'entrata nel mondo degli adulti. Avendo dimostrato la capacità di svolgere differenti lavori che stabilivano nel sociale il dimorfismo sessuale, cioè la differenza fra i due sessi. La codificazione del dimorfismo sessuale trova le sue radici nella suddivisione del lavoro, che sembra essere presente nella comunità umana sin dalle epoche più remote della preistoria. Qui, vabbè, quello che ha scritto questo testo va molto sul generico, secondo me. Comunque dice: gli uomini, liberi dalle gravidanze e dalla cura dei piccoli, si dedicavano alla caccia, mentre alle donne erano riservate la raccolta dei frutti e della natura. Vabbè, con il trascorrere dei millenni le attività maschili si sono andate differenziando, mentre per le donne si andava affinando il loro ruolo all'interno della famiglia. Nella Grecia di 4.000 anni fa questi ruoli sono ormai già stabilmente consolidati. Gli uomini si dedicano alla guerra, alle armi, all'artigianato, al commercio, al governo della città, dunque all'esercizio del potere, mentre alle donne, relegate nei ginecei, spettano le attività domestiche, secondo il modello che diventerà proprio anche della società romana. L'anam facere figlio scolere, cioè fare la maglia e allevare i figli. Si ha notizie dei ruoli di iniziazione al lavoro adulto in tutti i testi di antropologia culturale. Essi erano ancora presenti nelle popolazioni cosiddette primitive, studiate da Malinowski e da Margaret Mead, 1954. Questi sono fra i primi studi di antropologia che riguardano i riti di passaggio. Quest'ultima, che ha osservato i costumi degli abitanti di Samoa, riferisce che le fanciulle passavano dall'età infantile, in cui veniva loro chiesto di accudire i bambini più piccoli alle faccende domestiche, attraverso un periodo intermedio in cui era necessario imparare a tessere e a dimostrare le virtù che avrebbero fatto di loro delle buone mogli, all'età adulta. La Mead, peraltro, accenna anche ai riti di iniziazione sessuale. Nel periodo intermedio, quello che dall'infanzia, attraverso i riti di passaggio che le insegnavano i futuri compiti, la conducevano all'età adulta, la ragazza poteva avere una grande varietà di esperienze sessuali.
questo nelle isole Samoa, il suo primo amante era un uomo maturo in grado di iniziarla al sesso. Allo stesso modo i ragazzi iniziavano la loro vita sessuale con una donna maggiore di età ed esperienza. Così il successo di un'avventura amorosa è raramente compromesso da una doppia ignoranza. Questa è la Mid sempre che dice. Simone de Beauvoir illustra attraverso la testimonianza diretta di una sua amica cinese la presenza a Singapore e a Canton di molte comunità femminili che nelle convenzioni e nelle pratiche di culto offrono alcune interessanti omologie con le comunità della Lesbo e della Sparta arcaica. Riti di iniziazione sessuale erano dunque presenti, anche se soprattutto per quanto riguarda il femminile si sono studiati molto poco. Infatti gli storici, sia antichi che moderni, sono stati tutti uomini, vabbè, e nella loro ottica quanto accadeva nel mondo femminile aveva assai poca importanza, giustamente. Allora, vado un attimo avanti, mi sono tolta il fiato, sempre giusto per precisare la cosa, ma non ne ho per molto, promesso. Allora, una studiosa qui dice brevemente riguardo i riti di passaggio femminili: erano più strettamente collegati con la fertilità, cerimonie di isolamento in preparazione delle cerimonie nuziali. Niente stregone, ogni femmina possedeva già ogni potere e conosceva ogni mistero, dato che possedeva il segreto della riproduzione. Non c'è abbandono della madre né ricerca del padre. E poi, riti di passaggio maschili. Queste sono delle schematizzazioni, però. Allontanamento dal gruppo madre nutrice per entrare nel gruppo padre cacciatore guerriero. Rituali iniziatici dolorosi o pericolosi. Assistenza da parte di forze magiche, superamento della prova, accoglienza nella comunità adulta, nuovi diritti e doveri, conoscenza di misteri, acquisizione di nuovi poteri. Poi, e andiamo avanti. Questo è un pezzo che mi è sembrato molto interessante. Da un'indagine storica e antropologica emerge un secondo dato in tema di passaggio. Ogni società definisce una propria modalità di passaggio, ne discutevamo con Francesco in macchina mentre venivamo qua, delle proprie cerimonie di passaggio, per cui non esiste un'adolescenza, ma tante adolescenze, alcune delle quali sono così brevi che si esauriscono nell'atto stesso del passaggio, di modo che, così come è fondata l'opinione di chi definisce l'adolescenza in base al criterio unificante costituito dall'unanime significato che il passaggio assume in qualsiasi società, altrettanto è quella di chi, ponendo in primo piano non il tema del passaggio, ma quello del tempo per la crescita, afferma che in determinate società tale tempo è così breve che appare improprio parlare di adolescenza in questi casi. Vabbè, per comprendere le ragioni in base alle quali vi è una pluralità di modelli di passaggio, dall'altra un'esigenza comune a tutte le culture di cerimonializzare il passaggio, occorre partire dal significato della cerimonializzazione. Essa rappresenta, secondo l'antropologia e la psicanalisi in questo caso, un tentativo di elusione delle ansie e delle angosce collegate al lutto derivante da una perdita, reale o simbolica, sentita come tale sia dal soggetto che da tutta la società. L'atto della cerimonializzazione, anzi, al di là della singolarità dei contenuti delle varie cerimonie, è la modalità difensiva del gruppo attraverso la quale in tutte le culture si esprime il lutto, dice Van Gennep. Nel caso dell'adolescenza, la perdita consiste nella fine della fanciullezza del soggetto e nel suo passaggio ad un nuovo stato, quello adulto, il che equivale in termini simbolici ad una morte e ad una rinascita. Ah, volevo dire un attimo, fra parentesi, che gli studiosi insistono molto sui riti di passaggio degli adolescenti, perché in realtà sono quelli più frequenti, sono quelli più studiati e anche quelli che poi in tante società sono quelli che vengono più festeggiati, ci sono più cerimonie riguardo questa cosa, no? Perché appunto c'è il passaggio dall'infanzia. Anche perché sono i più pubblici, in tutte quante le società sono più pubblici. Sì, sono pubblici, è vero. La cerimonia consiste in una serie di modalità del gruppo di separazione, marginalizzazione e riaggregazione che ogni società assume per accompagnare il giovane lungo questo tragitto. La natura gruppale dei riti di passaggio trova la sua ragione di fondo nel fatto che di fronte all'angoscia derivante dal cambiamento e di fronte soprattutto all'ineluttabilità del cambiamento, non è solo il ragazzo in crisi, ma tutta la società.
che fino all'ingresso nell'età adulta degli ex bambini e dei non ancora adulti non sa come e dove collocare i soggetti in cambiamento. È per questo che cerimonializzare il passaggio serve, da sempre ed in ogni luogo, ad esorcizzare l'ansia e l'angoscia derivanti da questo stato di sospensione e di confusività. Questo era per definire, in breve, secondo me, la qualità, insomma, dei riti di passaggio, di iniziazione, insomma, per capire effettivamente in cosa consistono normalmente, almeno secondo gli studiosi. Poi non si sa secondo chi li ha vissuti, a meno che, insomma, qualcuno non abbia fatto qualche rito di passaggio. Io uno l'ho fatto una volta negli scout il salto del fuoco. Vabbè, allora, se fosse quei quanti ne ho fatti io, guarda. Vabbè. E non negli scout, eh. Allora, adesso raccontiamo una piccola storia e concludiamo questa cosa e poi mi fate i vostri commenti, tiè. Cattiva? Sì, sì, sì. mi si è prosciugata la lingua praticamente. Allora, giusto per renderci conto effettivamente che cosa succede durante un rito di passaggio, parliamo del rituale di iniziazione per giovani maschi, il Mazzo di Ponte Nossa, che è un paese in Val Seriana, in provincia di Bergamo. Mazzo di Ponte Nossa si festeggia tuttora, cioè i ragazzi di Ponte Nossa lo fanno ogni anno da secoli probabilmente. Allora, ogni anno si svolge un'importante e complessa cerimonia di piantamento dell'albero di maggio, che l'etnologo... Oh, l'acqua! Grazie! Come beh, conferenzieri! Una volta ne bevevo 2 litri di acqua ogni trasmissione. Grazie. All'inizio. Allora, ripetiamo. Ogni anno si svolge un'importante e complessa cerimonia di piantamento dell'albero di maggio, che l'etnologo Italo Sordi non esita a definire rituale di iniziazione. Osserva lo studioso che la peculiarità di questa cerimonia si concreta in sostanza nella dimostrazione da parte di un gruppo di giovani di fronte alla comunità di saper compiere con eleganza e sicurezza un lavoro particolarmente difficile, faticoso e pericoloso. È importante però descrivere la cerimonia nella sua interezza, non è molto lungo, in quanto contiene elementi che sono caratteristici dell'energia maschile, che ha nel fallo il proprio simbolo archetipico e il proprio motore fisico e psicologico, questo fra virgolette. L'origine della cerimonia si perde nella memoria dei padri e dei nonni. Nonostante i sospetti dell'autorità ecclesiastica locale, la cerimonia non subì mai interruzioni. Questo non l'ho scritto io, l'ha scritto una persona che ha fatto questo pezzo. Lo ringrazio, gliel'ho rubato da internet. Neppure la Seconda Guerra Mondiale portò a dimenticare il taglio del mazzo. Poiché tutti i giovani maschi erano partiti per la guerra, le donne e i ragazzini tagliarono e piantarono l'albero, lasciandolo esposto fino al 1945, quando, al ritorno dei maschi dispersi, il rito fu condotto a termine. La festa del mazzo è promossa da un'associazione detta Società del Mazzo o Amici del Mazzo, che ha come unico interesse la realizzazione della festa. I membri dell'associazione in genere sono gli uomini più maturi del paese e rimangono nell'associazione a vita fino a che riescono a farlo fisicamente. La cerimonia si sviluppa in 3 fasi distinte. Nella prima fase della festa, il 25 aprile, avviene il taglio del mazzo, cioè di un albero che viene donato da qualche proprietario della zona. La mattina del 25 gli organizzatori, accompagnati da ragazzi e bambini, si recano in camion, un tempo sul carro, ad abbattere la pianta. La pianta scelta, in genere un abete, deve essere alta e pesante fino a 6 o 7 quintali per 10 metri di altezza, pena le aspre critiche degli spettatori se il mazzo non è sufficientemente grosso. L'albero viene abbattuto con cautela per non danneggiarne la chioma, mentre i rami più bassi vengono tagliati. Caricato sul camion, il mazzo è condotto ai limiti del paese, dove i bambini e i ragazzi addobbano l'albero con festoni colorati o fiori. In tempi remoti, quando si usava il carro, anziché il mezzo a motore, anche animali e carri del corteo erano infiocchettati, e grande era il numero di ragazzi e bambini che seguiva il mazzo.
Ad un certo momento si presenta la banda musicale che intona la canzone del mazzo. Il corteo percorre la via principale del paese fino alla chiesa, presso la quale viene benedetto, Sulle note, però c'era sempre il sospetto. Però il parroco fa, ma non comincia dando sta festa, non mi convince tanto. Non mi convince tanto. Sulle note della canzone per il mazzo, il carro seguito dai ragazzi e dai bambini lascia il paese e si dirige senza la banda verso l'altro versante della valle. Qui l'albero viene scaricato e depositato in un prato, mentre i bambini lo spogliano degli addobbi e giocano con essi rotolandosi nell'erba. L'albero viene sempre più messo nudo dei rami, mentre la cima è protetta per non danneggiare la chioma. Poi viene abbandonato sul luogo fino al 1° maggio. Quest'ultima data coincide con la seconda fase della festa. La vigilia di questo giorno, gli uomini della società del mazzo effettuano una questua nel paese chiedendo proventi, per esempio salame, formaggio, pane, vino, da distribuire il giorno seguente ai ragazzi partecipanti alla vera prova. Il trasporto faticosissimo dell'albero sul monte Guazza. Questo è il momento più impegnativo e spettacolare del rito. Sembrerebbe facile. Trasportare a braccia l'albero sul monte e piantarlo in un foro già esistente sullo stretto spiazzo di roccia che costituisce la cima. Ed è sempre quello il luogo in cui lo piantano, ogni volta lo sostituiscono. In realtà è un'operazione difficilissima, il fianco della montagna è ripidissimo e deve essere affrontato nella linea di massima pendenza. Occorre dunque forza fisica, coraggio, padronanza tecnica, perfetta coordinazione di movimenti, estrema attenzione e sincronizzazione. Un gruppo di giovani attacca una corda all'albero e trascina verso la cima l'albero stesso. È il secondo gruppo di giovani che regge il carico. Il capo corda guida il corteo ed è il più anziano. Decide le soste in punti prefissati che devono assolutamente essere raggiunti in quanto sicuri. Un aspetto interessante è la scelta della salita secondo un percorso assolutamente rettilineo. Da un lato per questioni pratiche di gestione del peso e delle forze, dall'altro per evitare che curve e strattoni possano provocare la caduta di un uomo ed il suo ferimento. La cima deve essere raggiunta prima delle 9 di mattina, in quanto a quell'ora inizia a soffiare un vento che rende difficile l'operazione di innalzamento e piantamento del mazzo. L'albero rimane sulla cima del monte in posizione ben visibile dal paese fino al 1° giugno, quando viene bruciato, terza fase della cerimonia. Cerimonie di piantamento del mazzo sono attestate in tutta la Lombardia, a Ghirla e Cugliate, Trezzo, Arcene, Verdello, Stiano, nella provincia di Cremona, Brescia, Mantova e sui laghi. La festa è presente anche in altre regioni italiane. E ad esempio ad Unterin, a una di Sotto, Renon, Bolzano. Dura parecchi giorni ed è accompagnata da canti e danze fino al momento in cui l'albero è piantato nella piazza del paese. Questo è un rituale pagano. Beh, anche le date sono quelle classiche di Beltane. Sì, sono le classiche dell'avvento della primavera. Esatto. Sì, beh, tieni conto appunto che la festa di Beltane avviene appunto dal 30 aprile al 1° maggio e c'è sempre il rituale dell'albero di maggio. Cioè, non so se tu l'hai mai fatto l'albero di maggio. No. Che praticamente viene fatto, che tra l'altro esistono, io ho visto delle documentazioni che risalivano negli anni 50, veniva fatto anche in Sicilia, cioè non è soltanto di area celtica. Ed è, veniva fatto ad esempio all'epoca della Rivoluzione Francese, viene fatto l'albero della, l'albero della libertà, e consiste appunto nel cercare l'albero, di piantarlo, e il 1° maggio si fa questa danza intorno all'albero, nel senso che si attaccano tante strisce colorate, i più colori diversi sono, e in senso orario corrono i maschi e in senso antiorario corrono le ragazze. L'ho visto in qualche film. E ogni volta che tu incontri una persona, gli passa una volta alla sua destra, alla sua sinistra, finché alla fine arrivi e intrecci completamente, fai proprio un fascio, intrecci completamente l'albero e alla fine leghi. E rimane, questo sarebbe l'albero di maggio, insomma. Sì, è un rituale antichissimo che viene fatto ancora adesso, insomma. Sì. L'abbiamo fatto anche del 2000 a Jesolo con la festa di Beltane. Potremmo anche rifarlo, sì. Però dipenderà cosa la Federazione Pagana deciderà, sì, rispetto alle forze. Comunque tieni conto che questo è un rituale dell'albero, non dei rituali più antichi a livello europeo, cioè nel senso che da sempre... Io la cosa più antica che ho visto, reale, cioè non diciamo così defendere, è la cronaca del processo a Giovanna d'Arco, in cui una delle domande dell'inquisitore era appunto relativo alle danze che facevano attorno a una quercia che la ornavano di nastri
come rituale che sospettava di eresia. Per cui già significa che questo tipo di feste le facevano, era una cosa comunissima allora, per cui siamo 1500, Non mi ricordo casalacca, più. più o meno 1400 qualcosa. 1400, per cui fate conto che praticamente la Francia è diventata cattolica nel 1700, scusate, nel 700, 1400 sono appena passati 700 anni. La stregoneria che noi stiamo seguendo nasce nell'800 circa, dopo il taglio di 8.000, teste di 8.000 pagani sassoni, insomma. Per cui nasce da allora, in Sì, pratica. comunque in questo caso, ad esempio, ha suonato una festa maschile, ma ad esempio normalmente la festa di Beltane era sempre una festa che partecipavano Sì, coinvolgeva tutti tutti. quanti. Infatti, se tu vedi, ad esempio, se tu vuoi vedere con l'illustrazione della Rivoluzione francese, vedi che questo albero della libertà, che tra l'altro era una delle caratteristiche proprio anche dell'adesione ai principi della Rivoluzione francese, veniva fatto sia dagli uomini sia dalle donne, cioè di conseguenza era un rituale comune, ma d'altronde era un rituale collettivo e comunitario, nel senso che anche in popolazioni negli Stati Uniti è stato verificato che esisteva questo rituale dell'albero, anche perché l'albero rappresenta poi l'asse del mondo, cioè l'asse su cui si fa riferimento, su cui ci si poggia, su cui si ruota No, ma attorno. infatti non, quello che a me interessava era anche distinguere proprio i veri e propri riti di passaggio dalle feste. Cioè, la festa è una cosa, secondo me, e la festa può avere un rituale in sé, no? O può anche essere una festa nata per se Beh, stessa esempio, senza una festa del rituale. genere passa anche tramite un passaggio, diciamo, epocale, cioè nel senso che passi verso la zona della fertilità. Questa però era riferita agli cosi, ai giovani del paese, Sì. no? Cioè il loro passaggio praticamente Sì, beh, sai, c'è particolare. un discorso da fare molto più ampio che si potremmo ricollegare col discorso di Persefone e di Demetra, anche sul discorso del maschio e della donna, cioè del ruolo che hanno i maschi e le donne, e di conseguenza anche del bisogno di un'identità specifica che sia femminile che sia maschile, e del fatto che queste comunità si organizzano in base alla loro natura. Tu parlavi anche prima, ad esempio, del discorso, sai, dei fatti di Samoa, cioè appunto dei rituali di iniziazione in Samoa. Io qualche tempo fa ho mandato un vecchio studio su internet in cui si parlava addirittura che in alcune popolazioni è stato documentato scientificamente il fatto che questi ragazzi o queste ragazze nel periodo appunto massimo in cui venivano iniziate sessualmente addirittura erano sterili ed era una sterilità derivata da motivi psicologici, cioè che Sì, riuscirono a sì, sì. Sì, condizionare. E questo esistono, è stato fatto un convegno scientifico, mi sembra, negli anni no, ma 80 a New infatti York, che documenta questo. tu questo. Io quello pensa. che cercavo di capire, di confutare, era anche secondo me, di confermare quello che è, forse anche in negativo, quello che dice Claudio, no? Cioè, dimmi se mi sbaglio, perché Non ti sennò. preoccupare. Cioè. Se qualcuno ti chiede, ma noi abbiamo un rituale, tu dici di no, gli dici, anche per Certo. esempio in mailing list a proposito di questa cosa, Sì. è uscito fuori un discorso sul libro delle ombre, che è di uso più propriamente Wiccan, Sì. Sì, Wiccan però sì, altra è gente. altra Sì. gente, sì, vabbè, adesso non è che stiamo lì, no, Certo. non voglio togliere niente a nessuno, che è una specie di diario, chiariamolo per chi non lo sa, per chi sta ascoltando, in cui di solito vengono annotate, che ne so, incantesimi Sì. o magie o altre cose, insomma, Proprio percorsi della persona, spirituali esatto. Beh, chi personali. vede la serie televisiva Streghe capirà cosa tipo delle ombre, per avere un'idea. Sì, vabbè, non penso che qualcuno si metta a disegnare facce di demoni, ma comunque. E tu sui mailing list hai detto, vabbè, ha una persona che segue il sentiero della stregoneria, così come tu l'hai concepito, come comunque lo stai spiegando, non serve il libro delle ombre. Allora, è la stessa cosa, penso che sia per certe forme, non tutte, di riti di iniziazione o di passaggio. Che poi un gruppo o un singolo decida di avere un suo rito, una sua Ah, sì. festa, quello dipende da ognuno di noi, no? Sì, ma Ecco, io quello che cercavo di spiegare per rispondere a tutti, per rispondere anche a Claudio, l'altro Claudio, che diceva, cioè, come non abbiamo un battesimo pagano, non serve.
No, era questo, solo questo volevo spiegare. No, avevo capito. Però una cosa per i radioascoltatori, ricordatevi che io la trasmissione non gliela cedo a Sciascia, no. Scordatevelo. No. Tanto per essere chiari. No, infatti mi sta venendo mal di schiena, probabilmente perché Claudio mi sta mandando... No. Scherzo. Vabbè. Scherzo. Stavo scherzando. No, ma il discorso dei diritti serve anche a una cosa. Il fatto del ricercare i riti ci dà anche delle possibilità di comprendere certe meccaniche della società contemporanea. Sì, ma infatti io non li sto negando. Io cercavo solo di spiegare la non necessarietà di queste cose. Non è necessario, non sono indispensabili. Dipendono da noi, no. Allora, un conto è il rito di passaggio, cioè quelli che sono... diciamo così, le regole sociali che diventano comportamenti per le persone. Un altro conto è invece la ritualità, cioè i riti di passaggio sono praticamente delle azioni che vengono fatte per... è come se un sistema sociale, cioè una società, tracciasse una linea, no? E dicesse: prima di questa linea sei bambino, non ti posso punire se ammazzi tuo padre. Dopo di questa linea, se ammazzi una persona, ti posso punire, capisci? Cioè, ti posso mandare in galera. E per cui esiste sempre, in tutte le società antiche, esistevano i riti dove una persona diventava adulta, diventava responsabile delle sue azioni, per cui decideva dei riti. Adesso con l'anagrafe questi riti non si fanno più. Però un altro conto è invece il discorso della ritualistica, cioè della ritualità religiosa, che non ha niente a che vedere. Cioè, io non posso dire a una persona tu sei pagana o non sei pagana perché fai questo o quelle cose, capisci? È questo che io voglio dire. Cioè, quando io ho negato a Claudio il discorso che se esiste un battesimo pagano, la richiesta di Claudio era quella che mi diceva: ma mi, per essere pagano, cosa vado a fare? Capito? Cioè, te mi battesi, te lo so, te mi fai il salto del fuoco, cosa? Che sei qualcosa? No. Non c'è nessuna di queste cose, capisci? E nemmeno la stabiliremo mai. Esatto, una cosa possono essere dei riti di introduzione in un gruppo, però se lo Stato decidesse a un certo punto sulla carta d'identità essere scritto anche la religione della persona, perché se la persona muore, non so, che ha diritto a un funerale, ci faccio un'ipotesi assurda, no? Ecco che allora nel momento stesso in cui sulla carta d'identità che c'è scritto pagano, sarebbe una specie di rito, diciamo così, no? Di passaggio al paganesimo, perché certifica che quello è pagano. Però in realtà non ha nessun senso per noi fare questo, mentre invece per le società più antiche effettivamente ha un senso, perché era una certificazione dove la persona era infantile, cioè era bambina, e dove la persona diventava adulta. Serviva anche alla persona stessa per diventare consapevole. Infatti, ma c'era un altro tipo di rito di passaggio, che spero che non lo facciano più in assoluto, dove il padre gli regalava il fucile da caccia al figlio. Cioè, quando il figlio aveva 15 anni, il padre gli regalava il fucile da caccia, ma si faceva nelle società contadine fino a qualche anno fa. Sì, voglio fare una piccola parentesi, scusatemi perché me ne sono dimenticata prima, ma non dovevo dimenticarmene. Ci sono dei riti di passaggio tuttora praticati da alcune società che sono crudeli anche verso le donne, che sono per esempio quello dell'infibulazione. Ora, queste sono cose che assolutamente non devono essere fatte. Cioè, che un rito, comunque una fase di passaggio, abbia a che fare con la spiritualità o con la formazione mentale di un individuo è una cosa, che gli si vada a mutilare qualche parte del corpo è un'altra. Sì, tipo circoncisione. Cioè, no, quello che a me mi interessava essenzialmente è che non esiste nessuna possibilità di una marchiatura esterna, cioè di una iniziazione esterna da parte delle persone. Io posso iniziare le persone a stregonare, ne ho iniziate a decine attraverso la radio. Cioè, ci sono molte persone che hanno iniziato i percorsi, le ho iniziate, ma comunicando quello che ho io.
anche gli dèi iniziano portando delle trappole alle persone in modo che comincino il loro cammino di conoscenza. Cioè, esistono tanti inizi, tante iniziazioni nella nostra vita, no? Cioè, anche la nascita è un'iniziazione. Però il problema vero è un altro, cioè è quando qualcuno vuole porre delle condizioni alle sì. persone, e questo noi non lo possiamo accettare, capisci? Cioè, non... Beh, diciamo che in una società come questa i riti pagani hanno una loro importanza, sono fondamentali, non quanto in se stessi, ma quanto danno la possibilità alle persone di manifestarsi. Cioè, io parlo appunto per l'esperienza che ho, appunto, perché ultimamente ho organizzato tutta una serie di equinozi, e anche lì, ad esempio, persone che hanno partecipato ad altri rituali, la difficoltà di avere dei comportamenti, pur essendo all'interno, diciamo, di gruppi protetti, perché alla fine le persone che sono lì le conosci o le o sono dell'ambiente, il fatto ad esempio di certi comportamenti esterni, perché il monoteismo ci ha insegnato sempre a stare fermi, a non agire mai, a non comportarsi mai, a non essere mai degli attori, cioè nel senso che nel monoteismo abbiamo sempre un sacerdote e le pecore che gli vanno dietro, ma abituare le persone che tutti quanti devono fare lo stesso rito, tipo noi nell'ultimo equinozio d'autunno abbiamo fatto che tutti quanti le persone che volevano, perché non abbiamo imposto nessuno, il rito lo partiva uno e tutti gli altri lo facevano se lo volevano. Questo ad esempio diventa difficile, cioè nel senso di dire sì, io sono un attore, io ho il potere, io ho la possibilità, io non devo delegare, io posso fare. Certo, il rito in se stesso non ha valore, è il valore e l'energia che tu li metti dentro. Cioè non è che perché fai un rituale che abbiamo fatto tipo con l'acqua, col fuoco, abbia valore in se stesso. No, ha la tua capacità di comprendere l'importanza dell'elemento acqua e dell'elemento fuoco. Ci ho messo 6 anni per portare le persone che venivano sull'altipiano di Asiago a fare il rito quasi completo. Ci ho messo 6 anni aggiungendo qualcosina ogni anno. Ti ricordi, Francesco? Sì. Dal primo che abbiamo fatto abbiamo man mano spinto. E naturalmente c'è stato tutto quanto il passaggio, no? Cioè, il rito adesso è quasi completo. Mancano ancora un paio di cosette e poi il rito è completo. E speriamo che possano continuare. Purtroppo portare persone a fare un rito non è così semplice come sembra, eh? No, ma difatti anche... le persone devono interiorizzarlo, cioè devono sentirle le cose che si trasformano, se no non ha nessun senso. Sì, ma non è un'azione teatrale, cioè non è un'azione meccanica, è un'azione che logicamente ha un coinvolgimento emotivo, ma è anche una trasformazione della psiche delle persone, anche dell'intelletto, anche del modo di concepire le cose, di conseguenza, cioè i riti servono anche a questo, perché logicamente, ad esempio, far dei riti diventa importante proprio perché dà la fiducia e dà la garanzia alle persone. Io non so se Claudio è d'accordo. Sono le 4 e 20 minuti in questo momento. Abbiamo soltanto 6 minuti, 7 minuti per le telefonate. Va bene, allora dai. È troppo lungo. Era un'esperienza diretta, ad esempio, di Halloween. Allora, racconta l'esperienza di Halloween. Allora, io posso dire, ad esempio, cioè, tutte le critiche che vengono fatte al discorso di Halloween, così che sono mode e così via. Però per me il discorso di Halloween in Italia, e ne ho avuto una testimonianza diretta, proprio personale, è anche una possibilità che hanno i ragazzi di organizzarsi in base alle loro dimensioni e per loro stessi. Io vivo in una piccola zona, in una piccola frazione, sono neanche poco più di 1000 abitanti. E ora, di conseguenza, uno percepisce bene le dinamiche del territorio, del paese e così via. L'unica cosa che i ragazzini erano abituati in questa parrocchia era quello di andare a cantare a Natale. Logicamente perché il parroco li ammaestrava, perché il parroco li indicava, perché dovevano raccogliere soldi per la parrocchia, di conseguenza loro suonavano degli strumenti, e l'unica attività che facevano questi ragazzi era quello, perché ammaestrati facevano le cose, e andavano a raccogliere per casa, facevano appunto il canto di Natale, la stella di Natale, e raccoglievano i soldi. Io e i miei nipotini, così un po' di anno, così scherzando, gli dicevo: ma perché non fate Halloween? Non è che gli abbia insegnato qualcosa, si sono arrangiati loro, e io poi quest'anno non gli avevo detto fate Halloween, così. Mi sono trovato che alle 10:30 di sera mi vengono a suonare le campanelle, come tutti quanti gli abitanti della via, e sono organizzati per Halloween. C'era in mezzo anche mio nipotino. Poi il giorno dopo chiedo, dico: ma chi ha deciso di fare Halloween? Ci siamo trovati assieme, ci siamo organizzati e hanno deciso di fare Halloween. Cioè, nel senso che questi ragazzi, che tutti quanti il massimo hanno 12 anni, 13 anni, da soli, senza, diciamo, il bisogno di un adulto, si sono trovati, si sono organizzati, hanno fatto qualcosa e hanno avuto il coraggio. Perché una cosa che diceva Lorenz, che è la cosa più difficile, diceva: nella nostra società in cui viviamo in uno spazio vitale limitato, anche il vicino che ci suona il campanello di casa può diventare un nemico territoriale. E io vedo che, ad esempio, in questo piccolo paese,
questo piccolo paese che vive è obbligato ad aprire, darle contributo alle persone che vanno a stare di Natale perché c'è il parroco e così via. Io non lo do mai, di conseguenza non è un problema. Però io ho dato ben volentieri i dolci, perché vedere questi ragazzi che si organizzano da soli, senza che nessun adulto li faccia, e sono dovuto fare una cosa per se stessi, cioè nel senso che non lo fanno per portare i soldi alla parrocchia, non lo fanno perché un adulto sia contento, ma perché loro si vogliono divertire. E io ho visto anche il comportamento diverso degli abitanti di questa frazione, nel vedere cioè in maniera divertente questi ragazzini, che venivano qualcuno in maschera, qualcuno altro vestito normalmente, che ti suonava il campanello e faceva dolcetto scherzetto. Ed è, per me, trovo anche un momento di aggregazione, cioè nel momento in cui nella società nostra gli spazi dei ragazzini sono sempre quelli dei consumatori, di quelli che devono vedere la televisione, i cartoni animati, che devono portare i vestiti firmati, le scarpe firmate, il fatto che questi ragazzi si trovano da soli, con la loro volontà si organizzano e abbiano il coraggio di andare, ad esempio, a interferire con gli adulti, perché logicamente non sono più messi in una categoria a sé stante in cui sono sì i ragazzini, sono i bambini e sono i bocciasse, come si direbbe da noi, ma sono persone che hanno una loro forza e vengono da te adulto e ti suonano il campanello e dire dolcetto scherzetto. E io ho visto appunto dalle persone che hanno reagito contente, perché questo dimostra anche che una festa che può essere inventata, che può essere commerciale, se giustamente compresa soprattutto dei ragazzi, gli permette di fare un salto di qualità. Francesco, basta dargli un altro significato. Sì, esatto, sì, ma difatti, di conseguenza, ma l'importante non è che sia una trovata commerciale o che sia una cavolata. Nel momento in cui, cioè, a me uno può dire un'americanata, non me ne frega niente, nel momento in cui io ho visto questi ragazzi sono organizzati, che sono venuti anche da me, e mi suonano, mi dicono dolcetto scherzetto, cioè, e l'hanno fatto con gli altri, quando poi ho chiesto a loro... Dopo, perché non ho avuto rovinare la festa, il loro divertimento, ho detto, ma chi ha deciso di organizzare Halloween? Noi ci siamo trovati, abbiamo deciso, e tra l'altro la cosa più divertente che l'idea di questi 10 ragazzini di fare Halloween è presa da due ragazze, da due ragazzine, cioè da due bambine, e ho detto, dobbiamo fare Halloween, e sono aggregate assieme. Le donne. Sì, sai, vedi, ma questo è significativo, di conseguenza dimostra anche che bisogna anche dare uno spazio in cui le persone si organizzano in maniera indipendente, in cui non vengano creati dei riti esterni e imposti, ma qualcuno che li elabora, insomma, nel senso, per me questo fatto ha rappresentato sicuramente un miglioramento anche della percezione dei ragazzi. Certo che trovandoci in una società in cui ci sono questi ragazzi che hanno voglia di fare per se stessi e dall'altra parte la maggioranza che sono gregge di un pecore cristiano, hanno delle difficoltà. Se anche gli adulti avessero il coraggio che hanno questi ragazzini di pensare a se stessi, sicuramente una società andrebbe meglio, insomma. Comunque dai, se vogliamo dare via le telefonate 049 700 700, 049 700 838, Sciascia non ve la lascio, Pronto. Ciao, io con lo scopo di dare una svegliata al potere universale e insegnare al mondo femminile qual è la regola di vivere, del buon vivere, glielo dico tra righe solo. Per cambiare il mondo non si può prima compattare le masse, essere comunista, fascista, capitalista, ebreo e dopo prete. Diventarci queste cose non si può fare autorità e neppure pubblico, allo scopo di fare interesse privato. Bisogna rendere conto, non si può facendo così inventare imprenditori. Signori cari, ce la siamo tutti papi, cari miei. Ecco il discorso, va bene perché la signora Iba, che mi pare che si bisogna una lezione. Va bene. Sì, ma d'altronde sa, quella della dotazione personale della propria capacità è sempre fondamentale. Beh, difatti Alessandro ha posto anche il problema della questione maschile, ed esistono in questo senso anche delle problematiche in nostra società che non vengono affrontate, e anche l'importanza di dare uno spazio ai maschi e alla coscienza maschile. Certo che questo è significativo. Poi una cosa fondamentale è che il potere alle persone non viene dato certo da un carisma che ti viene dato da una chiesa, da un partito o da una struttura, ma ti viene dato soprattutto dalla tua capacità, cioè nel senso che se tu che hai degli elementi, che hai dei valori e questi valori ti servono e li utilizzi, cioè non puoi pensare di dire io sono un uomo perché ho il carisma, perché ho la consacrazione della Chiesa Cattolica o perché ho la tessera di un partito, ma se non hai la qualità personale non hai niente, questo è fondamentale. Certamente, logicamente, non possiamo pensare a una società in cui le donne siano sottomesse ai maschi, ma neanche al contrario, una società femminile in cui i maschi siano sottomessi alle donne. Dovremmo sempre vivere in una condizione di vigilania. Per questo è importante non pensare che le cose si devono per forza scontrare.
Sì, ecco, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole andare in diretta. Non so se la scelta sul discorso di Alessandro doveva aggiungere qualcosa. No. Alessandro ha sempre una puntatina acida o velenosa nei confronti delle Sì, donne, lo so, lo so. però Allora. Transiat. Lasciamo Va perdere. bene, allora io intanto vi dico che questa sera vi parlerò delle esperienze di pre-morte, ma più che le esperienze pre-morte parlerò delle 10 conclusioni che abbiamo tirato su quel libro, arricchite da quello che è venuto in lista, per cui parlerò anche di sta roba qua sulla scienza di Claudio, e ci sarà un discorso che ha fatto Sciascia in lista, sì, l'ha stampato, te lo faccio anche vedere, e ci Non sono me lo alcune cose. Ah, male. ricordo. Pronto? Pronto. Ciao Sì? Giampaolo. Ciao. Ciao. Ciao Claudio, Francesco, buonasera. Dicevo, la frode che è perpetrata da 2000 anni da parte non solo della religione cattolica, ma di tutte le religioni rivelate, è una frode tremenda che non viene mai punita e dopo si scandalizzano se escono delle cosiddette sette, eccetera, che io, tu lo sai come la penso, sono un lupo sciolto, senza religione né parte, non ho niente. Però a me dispiace veramente il fatto di imporre agli altri un mio volere. I miei figli sono Aquila, lupo, orso, e se la sono sempre cavata nel senso che hanno un'educazione da strada, l'hanno imparato in strada questo. E sono così, prosciutto un po' come le breve. Però io preferisco che siano così piuttosto che sottostiano a determinati canoni cosiddetti da parte di religioni e di congregazioni varie. Con questo io vi ringrazio per la vostra pazienza e vi saluto. Ciao Ciao, Giampaolo, ciao. ciao, ciao. Sì, beh, certo, la cosa peggiore per un padre sarebbe insegnare la rassegnazione e la sottomissione ai figli. I figli devono sempre avere una loro natura e si devono sempre manifestare in base alla loro potenza. Pensare di inquadrarli all'interno di uno schematismo religioso assurdo come il monoteismo sarebbe veramente un atto criminale. Di conseguenza questo è importante, che i genitori siano veramente dei genitori e non soltanto degli allevatori di pecore. Bene, allora questa sera dalle 19 alle 20 vi parlerò di questo, vedremo anche il metodo scientifico attorno alle esperienze di premorte. Dopodiché andremo avanti per 10 trasmissioni serali dalle 19 alle 20 parlando delle 10 conclusioni con quello che verrà fuori in lista. Sempre che qualcuno in lista discuta di questo, perché è più facile mandarci saluti che non qualcos'altro, comunque io ci provo. Sì? No, stavo prima di concludere la trasmissione, se volevo leggere un annuncio di Sì. cerco lavoro Cerca di... dal sacro al profano, cosiddetto. C'è una signora che cerca lavoro come sarta, è una buona esperienza, o come, insomma, per fare pulizie, come babysitter oppure come collaboratrice domestica a Conegliano. Il numero di telefono è 348 925 8254. Allora, una signora di Conegliano cerca lavoro come sarta, buona esperienza, pulizie, babysitter o dama di compagnia a Conegliano. Vi do il numero di telefono 3 4 8 9 2 5 8 2 5 4. Vi ripeto il numero di telefono un'altra volta, se qualcuno vuole prendersi nota. Ripeto ancora 3 4 8 9 2 5 8 2 5 4. Va bene? Francesco, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vi D'accordo. diamo appuntamento per le ore 19. Mi raccomando, su internet è una brutta notizia per Francesco: ci sono crollate le visite in internet. Tu pensa che in 6 giorni abbiamo avuto soltanto 1400 pagine aperte in 6 giorni? Soltanto. Soltanto, veramente una cosa da vergognarsi. Delitto. Nel mese di ottobre abbiamo avuto 4500 pagine aperte, una cosa da vergognarsi. Così pochi non me la sarei mai aspettato.
Beh, neanche le meniliste può lamentare, o sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao. Però attenzione, fermi un attimo, fermi, è inutile che tirate sulle sedie, eccetera, andiamo via, no? Andiamo via noi, cosa lasciamo? Qui la radio abbandonata che non è ancora arrivato nessuno. Provo ad andare a vedere. No, probabilmente la Manuela. Mandiamo giù un po' di pubblicità. Sì, beh, che appunto come giusto. Poi